Eccoci, ciao, ciao a tutti, buon sabato. Ciao. Sono le 15 spaccate. Ah, io faccio 59, vabbè, comunque. Eccoci, Allora, un siamo attimo pure perché solo. aspettate però che Ecco qua. devo togliere l'audio. Ecco Ok, il link del qua. negozio ci sta. Ora faccio immediatamente la Condivisione. condivisione su WhatsApp. Eccoci qui. Ok. Così. Allora, WhatsApp. Ok. Anche su WhatsApp è condiviso. Quindi ora siete tutti avvisati. E mezzi salvati. Esatto. Siete ancora in tempo per fuggire Esatto. eventualmente voleste. Allora, persiste il problema sul WhatsApp di negozio, Eh sì, quindi ancora sì, non so quando lo risolveremo. è fuori utilizzo, quindi scriveteci su Messenger per scriverci. Per chiamare invece non c'è nessun problema. Certo. Ok? Allora, oggi No, come... volevo dirvi Ciao un'altra cosa Rosa! perché è capitato anche ieri sera. Ciao Rosa, che ho continuato a rispondere a una persona che aveva scritto, no, una seconda persona che aveva scritto sotto il video. Per cui ragazze, ve lo ridiciamo, se non vedete la scritta bianca e rossa in diretta, non siamo in diretta, per cui se a noi per caso ci arrivano le notifiche, per cui se vi rendete conto che non vi rispondiamo o c'è la scritta grigia era in diretta, non vi possiamo rispondere perché non ci siamo. Quindi per favore, siccome chiedete delle cose giustamente e ci dispiace non rispondervi e sembra che non vi vogliamo rispondere, soprattutto le persone nuove magari non ci conoscono, assicuratevi che siate in diretta, altrimenti scrivete in questi giorni non su WhatsApp, come diceva Sì, Stefania, ma infatti su Messenger. andrebbe tolto sopra E dal però il pensiero. telefono funziona. Sì, no, Vabbè, perché noi magari, scriviamo se no. WhatsApp. Sì, tenete conto Beh, se l'ho che capito anche io, Rosa. sì, questi giorni non so quando lo risolveremo questa cosa della messaggistica, però potete comunque scriverci perché Su Messenger. su Messenger potete tranquillamente scrivere perché quello non dipende, Messenger non dipende dal telefono, però le chiamate potete farle perché Assolutamente sì. abbiamo messo la SIM sul telefono di Stefania, per cui è semplicemente una doppia SIM, quindi se chiamate lì non ci sono problemi. Squilla. Squilla, ciao Maria Dele. Ciao Maria Dele. Per cui lo ripeto perché appunto mi è capitato ieri sera che alle 8, quasi le 8, stavo ancora rispondendo a una persona che evidentemente era nuova e stava vedendo la diretta in differita pensando che fosse in diretta. Per Quindi cui controllate sempre che qui sopra ci sia la scritta in come diretta, adesso. come ora. Se non c'è il quadratino rosso, vuol dire che non siamo in diretta. Ok? Però lo dice tanto, c'è il quadratino grigio che scrive era in diretta. Quindi Esatto. assicuratevi, lo so, sembra veramente brutto, ragazze, perché ripeto, le notifiche di messaggi sotto la diretta, non è facile che arrivino. Sì, Per arrivano cui tra altri migliaia di sì, notifiche. infatti è facile che sfuggano, per cui magari se no pure noi ci restiamo male, soprattutto con chi non ci conosce, dice ammazza queste, Stegafone. Ok, allora Allora, oggi abbiamo detto ragazze, tutorial di un prodotto che avevamo già
presentato per la vendita. Sì, che avete Comprato è comprato è tornato. tornato, come lo diciamo adesso, mentre aspettiamo che Ah. magari si collega qualcun altro. Allora, il kit con cui farò il tutorial oggi è questo, è quello dei pastelli che nella confezione hanno già il pennello col serbatoio ad acqua che voi già conoscete, in questo caso ce l'avete già nella confezione. Però sono tornati perché c'era rimasto un kit solo, ne sono tornati quattro. Quelli c'erano e quelli abbiamo Quella, preso, sì. quindi ok. E poi sono tornati, visto che siamo in tema di acquerellabile, sono tornate anche le matite acquerellabili che vi abbiamo presentato qualche giorno fa. No, non ve le abbiamo presentate, ve le presentiamo. Mi sa che ti Io stiamo faccio una presentando confusione, adesso. ormai faccio una confusione con tutte queste cose. Allora, ve le stiamo presentando adesso, ok? Ah sì, non ve le avevamo presentate perché No. le abbiamo cercate e non c'erano. C'era solo uno che mi sono presa io. Tanto Abbiamo così. prima viste e Ok, poi. allora, queste matite acquerellabili contengono anch'esse all'interno il pennello. Sono molto carine perché hanno questo astuccetto molto scicchettoso. Sì, esatto. Sono nei colori base. Sono nei colori base, sono 12, eccole qua. Sono su due strati chiaramente. Faccio vedere. Sotto c'è l'altro strato da 6, quindi sono 12 matite in tutto. I colori. I colori sono quelli che voi vedete sul retro della fascetta. Vediamo se si inquadra. Che sono 10? 12. 12. Eccolo qua. Sono i colori base, però calcolate, ragazze, che sfumando i colori si mischiano, e soprattutto con l'acqua, sfumando con l'acqua, i colori si mischiano, per cui ottenete terze tonalità, ok? Esatto. Allora, diciamo che le matite, queste qui acquerellabili, costano 4,90 4,90, esattamente come esattamente quello. come il kit dei pastelli acquerellabili, questo qui. Esatto. Le matite, vabbè, adesso sono disponibili tutti e due i prodotti perché sono arrivati, quindi ok. No, volevo dire un'altra cosa, ma non mi si è persa nei Nei meandri meandri della dei pensieri. mente. Allora, questi sono soprattutto il Il kit che kit. andiamo a presentare oggi. È un prodotto divertente Sì. e considerate appartiene comunque a una Ba una fascia fascia bassa, economica di economica, che prodotto, comunque sia. Infatti noi quando l'abbiamo presentato la prima volta l'abbiamo detto che potete darlo anche per i ai bambini bambini, sì, insomma. perché sono poco più che scolastici come Esatto. prodotto, chiaramente. Però chi ci si vuole divertire un po' è Sì, comunque no, so, è molto divertente. carino e adesso lo vedremo in azione. Però ecco, Esatto. non aspettatevi la Non so. prestazione di un super pigmento tipo il marabù, Certo, gli è altri pastelli certo. a cera che trattavamo noi, Anche perché un ancora qualcosa c'è. marabù costa quanto Come tutta tutta la la scatola, confezione di questo, insomma, è quindi ovvio, è no? ovvio perché poi sono belli cicciottosi, li avete visti più di una volta, magari prossimamente quelli che sono rimasti disponibili ve li ripresentiamo ancora, magari una diretta. Per cui sì, giusto avvisarvi prima che non potete chiedere a questi le stesse cose che chiedereste a quegli Certo, altri, anche assolutamente. perché questi non vanno sul cartoncino nero, mentre il marabù va anche Ah, ok. e ci va molto bene perché è iper pigmentato,
anche sul cartoncino nero, quindi insomma la differenza chiaramente c'è. Se c'è una differenza così abissale di prezzo, sì, beh, anche perché il marabù è un prodotto da belle arti, esatto, per cui sì, è chiaro. Okay, allora ragazze, io direi di cominciare. Vi faccio vedere solo al volo il campione che io ho fatto, anche se poi adesso la demo ve la faccio sul cartoncino bianco. Allora, io ho preso una tag craft, di quelle che conoscete perché fa parte della confezione, quella craft bianca e nera, così come i cartoncini, è la stessa linea. Queste stiamo, qua sono le tag. Sono le tag queste, quindi l'avete già conosciute. E sono disponibili. Sono disponibili pure. E, per cui io il campione l'ho fatto qua per capire anche sul craft, che è un colore un po' particolare, la reazione di questi pastelli. È molto carina, lo vedete questa sorta di filigrana e l'effetto che viene fuori con la tecnica che vedrete tra poco. Però l'avvicino? Sì. Ok. Sì. Ho messo qualche abbellimento, anche il fiorellino non è fatto con i pastelli a cera, ma è fatto con le matite acquerellabili, quindi comunque c'è la tecnica invece che sul pastello, sulle matite. Qualche abbellimento, un po' di fiocchetti, questi sono i nastrini di Sagomiamo, quelli dello stock di Sagomiamo. È fatta una tag che così è neutra. Non ci sono scritte, non c'è niente, potete ulteriormente personalizzarla, ok? Però stavo dicendo, io la demo adesso la faccio non sul colore craft, ma sul bianco proprio. Almeno vediamo la resa. Così vediamo la resa, che poi lo vedete dalla confezione, è proprio la prova che fanno loro. Quindi bianco su bianco, ok? Allora andiamo ad aprire la nostra confezione e troviamo dentro 10 pastelli. E qua c'è da fare una specifica, che in questa confezione quelle colorate in realtà non sono pastelli a cera, ma sono pastelli all'interno delle matite in realtà. Perché hanno l'aspetto di quelli a cera, ma non, sì, sono, ma non a cera. Sono a cera, sono semplicemente l'interno delle matite, anche se non sembrano. Le matite acquerellabili hanno questo interno qua, è semplicemente avvolto dalla carta, perché tecnicamente anche le matite si chiamano in realtà pastelli. Ok, poi la specifica pastelli a cera ve li distingue effettivamente dal pastello a cera vero e proprio. Ok, questa è un'altra mia specifica. Anna Maria, non ci sei? Non c'è Anna Maria. che lei apprezza sempre quando faccio le spiegazioni tecniche. Non c'è, vedi? L'unico pastello vero e proprio a cera e che è quello che appunto farà reagire il tutto, dando poi vita all'effetto che avete visto, è questo. Adesso io ve lo faccio vedere sezionato. Sì. Perché vabbè, come tutti i pastelli a cera si spaccano, sì. È normale. Ma, quelli più cicciosi si spaccano meno, questi sono più sottilini, però lo vedete in tre pezzi, tipo puzzle, perché stamattina mentre facevo il campione mi si è spezzato, sì, in tre. Ok, però in realtà di questa confezione il vero pastello a cera è il bianco. Ok, all'interno sempre della confezione ci trovate già il pennello, quello col serbatoio. Esatto, che già solo quello vale, sì, il prezzo, vale della, il prezzo della confezione, pure quello. Allora, ve lo ricordo brevemente, potete metterci l'acqua se vi serve l'acqua nel serbatoio, ma potete metterci anche gli inchiostri liquidi, tipo quelli spray che avete visto anche in altre presentazioni, ok? Perché così voi
andate a premere, il liquido arriva sulla punta, ve la bagna e voi potete acquerellare anche gli inchiostri, quelli spray, che siano all'acqua, perché se no non si sfumano. No, se sfumano tra di loro. Se sfumano tra di loro, però quelli all'alcol, essendo trasparenti, però lì è già un altro discorso, ok? Quindi trovate i 10 colori, il pastello a cera bianco e il pennello col serbatoio, ok? Allora, bambine, siccome in certi momenti, come dice Stefania, ci saranno dei silenzi, se avete domande, fatele in corso d'opera anche, che così riempiamo il silenzio. Mm-mm. Allora, io adesso andrò a creare uno sfondo molto semplice, diciamo, un po' astratto, particolare, perché questa tecnica si presta con questo tipo di pastelli, ve lo ripeto, che hanno una qualità un pochino più bassa, si presta più a diciamo disegni solo bordo, perché io qui ho usato uno stencil in questa tag anche a disegno pieno, come vedete, però è un po' faticoso, ve lo dico sinceramente. Oppure si prestano benissimo a mano libera. A mano libera, oppure facendo solo figure a bordo, oppure potete usarli, e ve lo faccio vedere alla fine, per dipingere e sfumare le sagome in legno di Sagomiamo, ok? Allora, intanto ci prepariamo qui il nostro pennellino e andiamo a tracciare dei cerchi. Io adesso userò un tappo delle polverine d'embossing, che se si rovescia il barattolo siamo rovinati. Esatto. L'abbiamo isolato, sta in salvo dentro un'altra scatola. Perché all'inizio avevamo pensato a una moneta, però la moneta ha il bordo zigirinato, e per cui va a segare il pastello, che già è fragilino perché è molto sottile, quindi meglio lasciar perdere. Allora io mi alzo, che perché la gestisco meglio. Se io mi sposto qua, vedono? Aspetta, molto lì. Sì, basta che non te ci metti davanti. No, dovresti un passo più in qua, ce la fai a farlo. Ecco, così. Ok. Allora, quindi andiamo a tracciare il nostro cerchio. Quindi lo usiamo come dima, e vi dico anche che è bene che voi passiate, essendo questi un po' piccini, più volte sullo stesso punto. Sì, inspessite il tratto. Inspessite il tratto. Inspessite. Sì, è meglio. Ok. Poi il tratto lo intravedete contro luce, se volete controllare. Certo, ora voi in telecamera no. È ora molto non lo probabile vedete. Che voi non lo vediate, anzi è quasi sicuro. Poi magari lo vado a sovrapporre. Scusate un attimo, perché io ho sempre l'allergia che incombe. Scusate, ho dovuto mollare all'improvviso. Scusate. Allora, quindi vado a tracciarlo magari qui un po'. L'ho leggermente sovrapposto al precedente, ma lo vedrete dopo quando si evidenzia. Certo. Adesso è sulla fiducia. Infatti quello stavo a dire. Adesso puoi solo descrivere quello che stai facendo, e poi lo vedono. Allora, ovviamente dopo. Facciamo un'altra sovrapposizione. Vedete che io ripasso più volte, sempre nello stesso punto, per rendere un po' più spesso e tra virgolette evidente il tratto, ok? Mm.
Io adesso proseguo così fino a coprire tutta la superficie della tag, in questo caso. Io nei miei tutorial, chi li ha visti lo sa, per brevità dimostro sulle tag perché sono più veloci da fare, chiaramente. I progetti finiti in genere me li tengo, che sono più lunghi, me li tengo per i corsi. Quindi le demo io le faccio sempre sulle tag perché le trovo molto molto più utili. Che te sei persa tu? Stefania piegata per terra. Buttata per terra, mi è volato l'ago. Ti è volato l'ago? Vivo. Cioè proprio è volato. Ah, è volato lui. Vabbè. Vabbè. È che era quello perfetto. Ecco. E te pareva? Allora, o voi che dite? Che fate? State a prendere il caffè mentre guardate? State attente e poi vi interrogo. State attente. Attenzione, eh? Allora, abbiamo quasi fatto, eh? Se avete domande, ditelo. Tanto io mentre cerco l'ago. Cerco, leggo pure i messaggi, non c'è problema. Sì. Ma tu guarda, ecco, ho trovato l'ago. Ecco. Bene, allora fatemi vedere un attimo. Ah, questo angolino qui e poi abbiamo finito. Allora, oggi ci diamo all'astrattismo, eh? Ossia, poi comunque queste sono tecniche che si prestano anche un po'. Oddio, ecco lì, pure tu con lo starnuto, è tornato indietro. È tornato indietro, che si prestano piuttosto all'astratto, secondo me. Sì, sì. Questa in particolare, forse sì, le altre tecniche che ho fatto anche in passato di... Sì. Ma forse se le inquadri bene... Guardate, non lo so, io ci provo. Ci provo a farvele vedere, però c'è la fascia della ring... Se lo muovo, vedete che a un certo punto ci stanno dei punti traslucidi? Sì, sì, a voglia, si vede. Si vede? Ecco, più o meno, Si vede. Più o meno, perché c'è il bordo del ring light che gli passa davanti. Okay. Ok, allora ragazzi, è il momento di frascicare la tag. Casino. Ok, andiamo a impiastricciare quanto ci piace. Apposta i bambini su queste tecniche si divertono, perché possono... Anzi, più impasticciano e meglio è. Infatti sì. Allora, vi consiglio sempre di tenervi vicino un pezzettino di Scottex, perché fate sgocciolare ed eventualmente, in modo che si bagni la punta, ed eventualmente quando passate da un... anche se io lo faccio senza pulire la punta, perché quello poi... Vabbè, quando passate da un colore all'altro, magari lo fate risgocciolare e lo pulite. Vero, sopra. Infatti pure Rosa dice che si vedeva. Ah, perfetto, ok. Sì. Allora, bambine, io le altre volte, quando ho fatto tecniche simili, anche quando ho fatto vedere il tutorial per dipingere con le matite acquarellabili le sagome di legno di Marzia, ho fatto la tecnica proprio basic, cioè quella di passare il colore e dopo andare a sfumare. Diciamo che quella è più da principianti, ma voi siete brave. E quindi vi faccio vedere la tecnica, perché in quel modo è più difficile, dovete essere molto veloci, è più difficile togliere gli inevitabili segni, le righe, quelle rigacce che si formano. Io adesso vi faccio vedere prendendo il colore direttamente dalla punta della matita o del pastello, quello che sia. Intanto ho bagnato la punta del pennello, quindi andiamo a prendere dei colori fortini stavolta, perché sì, più così. Vicino... Grazie per le bambine, dice Rosa. Sì, è un intercalare un po' toscano. Più toscano, sì. Allora, gli andiamo a, diciamo, adesso a spalmare intorno
a stendere il tono dei colori più fortini, perché più il colore è forte e più è evidente quello che succederà dopo. E poi si vede pure meglio in telecamera, così. Sì, infatti. Allora, quindi io adesso ho preso il rosso, lo vado a prendere direttamente dalla punta. Secondo me su questi mica viene. Questi non li puoi usare così. Li devi io per volevo forza per... quello lo puoi fare con le matite. Viene troppo allora, leggero la punta. Perché la ero proprio sicura che potesse funzionare. Ho fatto tutto questo discorso inutile. No, quello lì è un discorso valido, ma proprio per le matite. Sì, forse è meglio, magari provo a bagnare un po' la punta per evitare più rigacce possibili, che saranno comunque inevitabili, ve lo dico subito. Sì, so, ci stiamo 3 ore solo così. Allora, se voi volete vedere, allora, vi dico, se voi andate anche sul bianco che avete appena passato, non muore nessuno, perché poi l'acqua apre il colore e comunque il disegno che voi avete fatto sotto emerge. Altrimenti vi dovete mettere inevitabilmente contro luce, come sto facendo io, e andare a riempire i vuoti. Colora gli spazi. Sì. Negli album dei bambini dice, nell'uno ci metti il rosso, nel due ci metti... sono tutti così. Nei vuoti praticamente. Allora partite sempre lavorando non di punta, perché lì se no le righe proprio non le potete buttare l'acido solforico sopra, ma non ve si levano, fate una fatica della miseria. Si usa sempre la mezza punta, sì, come mezza punta. A danza, e andate a fare questo lavoro. Non dovete essere precise, non c'è problema, perché poi la sfumatura vi si appiattisce e vi si crea con l'acqua, quindi anche che voi lasciate qualche spazio, diciamo, aperto, vuoto, che il segno non ha coperto bene quell'area, non importa, perché l'andate a creare dopo la sfumatura. Non si vede? Vai. Ah. È che mi sa si muove. Infatti. Aspettate, che stacco un attimo il cavalletto, perché sennò si muove insieme al tavolo. Ok. Allora, quindi io qui metterò un po' di rosso. Qua, in questo punto qua, ci sono pure andata sopra a quel al cerchio bianco, quindi questo così vi fa, per farvi vedere esattamente quello che stavo dicendo io adesso. Oppla. Allora, qui avete anche in questa fase avete due possibilità: o arrivate tutto di un colpo fino alla fine, o fate un pezzo alla volta, che pure non è male. Quindi io adesso ci ripasso un po' per renderlo ancora più forte questo rosso, proprio per il discorso che facevamo prima. Vedete che io non punto mai, non punto mai dritto per dritto, sempre di piatto. E ci stanno questi segnacci. Allora, diciamo che adesso mi fermo e inizio a sfumare il primo colore. Quindi mi ribagno un pochino la punta e vado a fare questo lavoro qui. Vedete anche qui su all'inizio, vedete che piano piano le rigacce se ne vanno e il colore diventa uniforme. Allora, io già lo intravedo, però io gli sto vicino, per cui qui su si vede la prima curva del primo cerchio che ho fatto, quel tratto, adesso poi ve lo avvicino.
continuate in questo modo, tra 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 tra. È un giochino di pazienza, però guardate che è proprio divertente. Allora. Vedi, io vado proprio così random, poi ogni tanto scarico il colore sullo Scottex e mi riprendo la punta pulita se non voglio in questa fase fare contaminazioni. Ok, lo vedete? Che si no, forma, non si vede. Infatti, devi avvicinare. Sembra che ci siano delle rigacce brutte, perché io lo vedo dal tablet, che stia venendo una cosa terrificante, invece è carina. Io adesso, scusate, finisco la sfumatura in modo che vi posso far vedere meglio quello che sta accadendo, la magia. Allora, eccolo qua. Non so perché io adesso sono seduta e quindi non capisco se si vede o no. Sì, sì, voglio, ferma così. Ferma così. Adesso dovreste notare, lo vedete? Vedete i cerchi che cominciano ad uscire fuori? Che poi ci sono ancora delle righette non totalmente sfumate o spianate, adesso non fa niente, però è solo per farvi capire. Tanto con l'acqua andate a ribagnare e non c'è problema, finché non si asciuga completamente la tag. La potete sempre, questa è la tecnica dell'acquerello. L'acquerello potete sempre modificarlo fino a che ribagnandolo, fino a che non lo fate asciugare completamente, ok? Si vede bene, meno sì, male. Sì. Vedete che serve molto aver rimarcato il segno all'inizio, perché in quel modo i tratti vengono un pochino più spessi e restano più evidenti quando affiorano dal colore, ok? Allora, a questo punto decido che Stefania mi ha fregato il pennello. No, è perché tanto tu devi inserire un secondo colore. Devo inserire te lo un sto secondo... Ho fatto una prova sì, io. Sì, però avevo bagnato la punta. Aspetta, perché... Allora, mettiamo un bel arancione qui sotto. Allora, scusate, intanto inumidisco la punta, poi se io ti stavo facendo. No, ho solo fatto una prova perché io so decoccio. Allora, quando si inseriscono i colori successivi al primo, non dovete, questo lo spiegavo anche quando feci la demo sulle sagome, non dovete mai distanziarli perché vi vengono le strisce. Quindi il secondo colore, poi il terzo sul secondo e quello che sia, dovete sempre andarlo a risovrapporle di qualche sovrapporlo di qualche millimetro al precedente. Quindi io non parto qui, mi verrebbe la striscia bianca, parto da poco sopra a dove ho finito, ok? Che è esattamente il contrario dell'acrilico. Esatto. L'acrilico non dovete sovrapporlo, bisogna partire proprio da lontano, e anche l'acquerello puro. E l'acquerello puro anche. Allora, voglio solo vedere dove ho le... Eccole qua, ok. Ditemi se sono chiara, perché io magari certe cose le do per scontato, ma è sbagliato, perché poi... No, vedete, durante le demo so difficilmente parlano. Non... faccio cantare Stefania, infatti attenzione, vi conviene. Allora, adesso lo poggio un attimo in modo che posso calcare un pochino dove ho già passato. Vado anche sopra, vedete che io sovrappongo. Potete tornarci anche un secondo momento se vi accorgete
di aver lasciato magari qualche attacco di colore vuoto. Quindi qui calchiamo un po' di più. Arriviamo pure qua. Io sto passando anche sicuramente sopra i cerchi perché lo sento Sì. nel passato. Eccolo, vedete, Sì. l'ho evidenziato con l'arancione, ma quello poi va via con l'acqua. Ok? Allora, finiamo questo tratto qua e poi sfumiamo questo secondo colore. Ok. Allora, e ricomincio da dove sono partita e me lo porto giù e all'interno, in modo che questo... Eccolo Anna Maria. Ha detto Anna Maria! Brava che è in ritardo, però dopo rivede per bene. Anna Maria! Te Fa la prima. Esatto. interrogo, eh? Allora... E vedete che anche in questo caso si sta aprendo il colore e che porta inevitabilmente in evidenza quello che c'è sotto, il disegno che c'è sotto. Infatti qui io avevo marcato con l'arancione un tratto del cerchio e adesso passando l'acqua quel tratto si è pulito, tra virgolette. Questo perché è una reazione chimica, non c'è niente da fare. Acqua e cera si apre, reagiscono, si, come Si si dice, si respingono. respingono. Ecco, sì. Allora, questa parte qui l'andiamo a fare meglio perché sennò ci stanno invece che le righe bianche, le Difficile. righe Ecco, ha detto che deve, senza aver visto, perché è arrivata adesso, arancia. Che ha Deborah ha detto? una garanzia Sì. sulle spiegazioni, proprio sulla fiducia, perché ne ha visto niente, Anna Maria. Ma come funziona? Vabbè, ne ha viste altre però. Allora, la mia fan numero uno. C'è la tessera del fan club 001. Sì, infatti, vedete che questa parte che avevo un pochino trascurato, adesso io posso sempre andarla a riprendere. Questo per il discorso che facevo prima sulla tecnica dell'acquerello. Finché bagno e il lavoro resta bagnato, Avona! ciao Apona, c'è sempre possibilità di cambiare. Magari un colore mi è venuto non proprio come lo volevo, lo vado a modificare. Qui hai voglia. L'importante è che non vi si asciughi e che una volta asciugato ve lo tenete così com'è. Ah, in treno, Marilena. Ah, ecco perché la tecnica dell'acquarello è meravigliosa ma difficilissima. Proprio per questo. Rosa, è amore, amore, ha scritto. Anna Allora, Maria. sì, avevo capito. Allora, ecco, vedete? Qui aggiustiamo un po' la prima sfumatura, anzi l'ultima. E tutti i segnacci si vengono ad appiattire e si trasformano in sfumature. Allora, Riavvicinala sì, così adesso io la sì, faccio vedere adesso bene. la riavvicino. Ok? Vi piace? Vi sta Sto piacendo? andando. Ah, sei andata in Depeche Mode, Dai, grande! ma c'è stato da poco? Eh no, No, boh. evidentemente no. Almeno non gli Allora, fanno una replica no, apposta. aspettate perché No, no. sto, mi rendo conto che sto tutta da una parte, mi devo spostare. Aspetta, Ecco, eccola. ok. Vedete il disegno? Carina, È sì. una Allora, è una. No, Resistechnik ha detto con cosa? pastelli e acqua. Praticamente con questo kit qua. Allora, si vede, mi sembra che si vede bene, no? Sì. Ok. Sì. Questo qua, Marilena, intanto se vuoi metto il terzo Il colore terzo così. colore così. Allora, che mettiamo? Un bel giallo? Un bel Ma verde? verde arancio viene una porcata poi, Verde eh. Rosa, arancio, metti un rosa? rosa e guarda che. O un marrone. Marrone, ok. E questo qua è un kit che ha
Il bianco è l'unico in effetti pastello a cera. No, no, non sono di Timolso. No. No. Eh sì, Infatti, vedi, se no, costavano. secondo te se era di Timolso si era spezzato. Ma no, No, e maschio. costava il kit 4,90 euro a Ma lei non lo Marinè. sapeva ancora. Ma soprattutto se era di Timolso, se era fatto da solo a sfumatura, Dura, allora tu guardavi e poggiavi facevi vai, solo il pennello e il e allora pennello c'è da andava solo. da solo. Qui c'è No. il bianco che in effetti è cera. E poi al 10 pastelli acquerellabili e nel kit c'è anche il Pennello col pennello a serbatoio. serbatoio, ok? E questo è un utilizzo che si può fare con la water resistant, eccetera. Ti si interrompe Technique. la linea, mannaggia. Mannaggia. E questo kit è disponibile e viene 4,90 Marilè, euro. l'ho spiegato anche all'inizio, tu hai parlato di Timolso, io ho parlato di Maribù, però parliamo sempre di due marche di Leader. alta, sì, di alta qualità. Questo kit è È poco più economico. che scolastico, quindi Sì. è per chi vuole più che altro approcciarsi e magari non vuole farlo subito con una marca pregiata, diciamo. Esatto. Però le tecniche sono. La tecnica in realtà è Timolso, sì, brava. Una delle tecniche di Timolso, perché ne fa diverse con questo sistema del Resist Technique. Per cui in realtà, in un certo senso, Timolso c'entra. Nelle nostre vite Timolso è sempre presente. Allora, quindi andiamo adesso a chiudere la tag con l'ultimo colore, l'ultimo in questo caso, ma insomma possono essere quanti ve ne pare, quindi io lo faccio sempre solo per brevità. Vedete anche che la scelta dei colori in questo caso vuol dire molto, perché come dicevamo all'inizio, più il colore è un colore deciso, più Si vede. viene evidente tutto il lavoro, chiaramente, perché se io poi vado ad acquerellare un colore che in partenza è deciso, è un conto. Se vado ad acquerellare un colore che in Da partenza è molto pastello. chiaro, per questa tecnica è una faticata Vabbè. della miseria. Ok? Allora. Ok, allora anche il marrone l'abbiamo dato, quindi ci andiamo a sfumare anche questo. Sempre avete visto che io sono partita da poco sopra il secondo colore, quindi l'ultimo che ho passato. Allora, aspettate, no, che nel frattempo mi sei. Ok. Quindi hai fatto uno stencil con il... No, guarda, in No, questo caso è ancora più semplice. più Ha fatto dei semplice. cerchi a mano. Però sì. Usando il tappo di una polverina da embossing. Questo, Marina, guarda. Sì, esatto, cioè proprio... Proprio Comunque banale. è quello... Sì, esatto, la tecnica che stai dicendo te. Esattamente. Però non ho usato gli stencil. A mano quasi libera. Esatto, ad esempio può essere carino per chi noi abbiamo deciso di non farlo per ovvi motivi, per chi ha una bella scrittura, fate Sì, infatti. una scritta con il pastello a cera, poi acquerellate tutto, sfumate e esce fuori la scritta, ad esempio. Noi vi abbiamo evitato lo scempio, Sì, infatti. perché o ve lo facciamo passare per geroglifico, oppure Se dovete la fare un scritta... papiro, va bene, ve lo scriviamo noi, non c'è Prego, problema. Marilena. Allora, ci sono. Come per qualunque altra tecnica e qualunque altro tipo di colori, dei pigmenti, quindi delle tonalità, che vi fanno penare un pochino di più. Tipo il marrone. Tipo il marrone, esattamente, che mette in evidenza, però, per
per scioglierlo ci vuole un pochino, ma quello dipende da, sempre dal pigmento da cui si parte. Ma se tu fai un adesso, no? Che è tutto bagnato. Sì, che faccio? Tipo con lo Scottex, se fai così, viene un effetto strano? Salve, buonasera. Io ho chiamato. Sì, parlavo con lei. Sì, allora ragazze, volevo sapere, sto continuando, fare qualche cosa. Allora sì, facciamo corsi, usciamo con, non sono in programma, esce un progetto e programmiamo il giorno. In questo momento niente, in questo momento sì, solamente cioè stiamo preparando dei progetti, quindi a breve uscirà la proposta del corso. E guarda, io sono sincera, siccome sono un'insegnante, è già educazione tecnica, okay. So lavoricchiare qualche cosa e mi piacerebbe, anche se c'è tempo, sperando che c'è, perché io perché ho 82. No, ma che scherza! Ho 82 anni e lo sto pure attento. No, no. Mi piacerebbe preparare qualche cosa per... Sì, sì, no, per stavo semplicemente un attimo concentrata. Nel periodo natalizio che mi vengono a casa, dico la verità. E lavorate qualche... insieme? Okay. No, lavoriamo insieme, mi prendono anche qualche cosa come regalino, come pensierino. E quindi io faccio queste cose a casa, diciamo. Sì, mi piace imparare altre cose. Ok, questo è lo scopo. Che tecniche usa in genere? Ma io faccio lavori col panno Lenci, addirittura facevo prima lavori con le perline. Sì, ok. Sì. Ma a me poi piace spaziare, certo. Faccio i fiori di stoffa, okay. Perché avevo le bolle, le cose, non so se le c'è, quindi facevo i fiori di stoffa all'epoca. Okay. Per me poi piace variare, ho fatto ceramica, ho fatto... Certo. Allora ragazzi, io ho praticamente... Ma non facevi prima spadasciare il colore e poi già diluirlo con l'acqua? E infatti l'ho spadasciato, Marilè. Più che altro ho passato il pastello sopra. Ma noi già inizio settembre già iniziamo a lavorare. Bene, buono, e poi col pennello ad acqua l'ho spadasciato, come dici tu. Ah, perfetto, allora eccomi qua. Ho due modi, o lo prendi dalla punta direttamente con la punta bagnata, oppure fai come ho fatto io, passi il colore e poi lo apri con col pennello bagnato. Allora, premetto che a me cucina in macchina, ho la macchina. Super, ok, allora ragazzi, scusatemi. Proprio difficilmente. Scusatemi, potete abbassare con la voce, sì, perché sennò non mi sentono. Lei sta facendo una diretta, no, ma sicuro non mi siete solo. Allora ragazzi, vedete? Ecco qua, adesso praticamente la nostra sfumatura è terminata, ripeto, ci stanno ancora dei passaggi che potrei fare, però ora per brevità vi faccio capire più l'insieme del risultato, ok? Quindi io lo vedo un po' in ritardo, eccolo qua, lo vedete lo sfondo bene? Mi sembra di sì, perché io lo guardo dal tablet e mi sembra che sia evidente. Sì, volendo anche prima. Ok, allora la ripoggio un attimo giù, perché adesso probabilmente la vedete anche se la poggio giù. E grazie, chi è che manda i cuori? Grazie. Allora, dunque, avete visto che è molto molto semplice. Il trucchetto è quello che vi ho detto all'inizio, cioè con questo tipo di pastelli, che sono chiaramente meno raffinati di altri, dovete un pochino marcare il segno all'inizio. So io, Marilena, adesso l'ho visto che siete... dovete un pochino marcare il segno. Ciao Marina.
Zero. Timuls, Marabù sono quelli 8,5. che re, Timuls, quindi 8,5. Ranger, Ah, Marabù è un'altra marca che noi 8,5. utilizziamo 5. e che è Ok, una bene, marca da Marabù, belle zero. arti, quindi molto di qualità. Ora non posso rispondere come Allora, quindi stavo dicendo, quindi il trucco è marcate bene il tratto all'inizio del disegno che andate a fare, ripassandoci più volte. No, Marina, c'è una cliente, non possono, no, possono abbassare la voce. Scusatemi, si stanno lamentando che Ah, che non non si sento. davvero? Sì. Ah, ok. Se No, no, potete, piano piano, assolutamente. però più di questo, Marina, non posso fare. Allora, dopodiché iniziamo a passare. Il colore, il primo colore, lo sfumo, il secondo colore, lo sfumo, il terzo colore, il quarto colore, quello che sia. L'importante è che ogni colore venga sovrapposto a pochi millimetri sopra la fine del precedente, in modo che non vi vengano le fasce bianche in questo caso. Ok? E ogni volta che voi ripassate con l'acqua potete modificare quello che avete fatto, anche la tonalità del colore stesso. E questo è proprio per il principio dell'acquerello, perché finché è bagnato è modificabile. Poi, arrivederci, grazie. Poi, se si asciuga il lavoro, non lo modificate più, ok? Allora, questa era, diciamo, la prova che io volevo farvi vedere. Guarda come è venuto bene. Sì, beh, ma infatti con... Qui poi ci potete applicare degli abbellimenti, ci potete, una volta asciutto chiaramente, se no neanche la colla vi prende, fare delle scritte, mettere dei nastrini, tipo questi, così. Questa era proprio una prova spartana, senza scritte, senza niente, perché a me serviva solo di farvi vedere la tecnica, quindi poi voi ve la personalizzate come volete. Invece io adesso voglio farvi vedere come tecnica bonus Sì, un bonus. che anche questi pastelli sono adatti per essere sfumati sulle sagome in legno. Allora, quello che ho detto anche quando ho fatto la prova sulle sagome di Marzia, il tutorial sulle sagome di Sagomiamo, sì, questo faccio, no? Sì, no, Faccio un dico, altro l'ho questo. messo Sì. vicino così vedono. Sul legno ci vuole l'aggrappante, ragazzi. Questo è chiaro, perché è scartavetrato. Passate l'aggrappante e gli date una scartavetrina, Oh, una scartavetratina, scartavetrina. scartavetratina con una grana molto molto morbida, perché altrimenti vi portate via tutto, no? Sì, Ok, poi tenete conto, la sì, grana sottile, va tenete benissimo. conto che le sagome di Marzia sono già abbastanza lisce di per sé, però un pochino di Una botta. una botta di carta vetrata, anche se morbida, io ve la consiglio, gliela darei. Soprattutto se poi andiamo a lavorare con l'acqua, se no vi fa le palline, ok? Allora, quindi adesso andiamo a vedere in questo caso l'applicazione di questi pastelli sul legno. Qui è già stato dato l'aggrappante, è lo stesso fiore che io ho applicato sulla tag. In questo caso l'ho sfumato con le matite acquerellabili, ma la cosa non cambia se uso anche gli acquerelli o i pastelli acquerellabili. Sempre l'aggrappante gli devo dare sotto, ok? Quindi adesso andiamo a colorare insieme virtualmente, perché le manine vostre no, Una non botta escono dal monitor. una Una botta di botta di vita vita gliela ci va sette, sempre, infatti. esatto. Quindi, allora, come lo facciamo questo? Con due Ma toni, un blu e un verde acqua?
Io volevo provassi quella specie di vicino al verde. Questo? Quello, okay. Sono curiosa di vedere che colore è. Ok, allora, dunque. È un verde acqua, sembra più scuro, ma quando lo stendi è... Quindi, vado. Già l'arancio aveva detto, Marilena. Ecco. Troppo tardi, Marilena. Tardi! Allora. Anche in questo caso, ecco, vedete che il colore si stende immediatamente? Perché è liscio. Perché è liscio e c'è l'aggrappante sotto che lo prepara, ok? Che prepara la superficie, non il colore. Vi consiglio anche in questo caso, proprio perché c'è l'aggrappante sotto, andate a marcare un po' i tratti, quindi intensificate un po' il colore. Ok, allora passiamo un altro pochino e poi iniziamo a sfumare. Ok, allora anche qua dal bordo e me lo porto dentro il colore. Il legno reagisce chiaramente in modo diverso rispetto all'acqua e potrebbe essere che vi faccia aprire delle chiazze, però tutto sommato, come in questo caso, vedete quest'area qui è rimasta un pochino più bianca perché i materiali sono diversi, ogni materiale reagisce diversamente. Tira fuori un minimo di resina, di tannino, di quello cosa, che sia, è ovvio e che... qualche cosa resta. Però ecco qui, sembra fatta apposta con quel punto luce da quella parte, quindi tutto sommato ci piace anche così. Lo... Aspetta perché mi sento. Sì, eccolo. Sì. Eccolo qua. Mazza, io in che ritardo sto. Ecco. Questa è la... diciamo la prima sfumatura. Se lo voglio intensificare questa sfumatura qui, gli posso andare a mettere del o verde più scuro o salto proprio di gradazione, gli vado a mettere un pochino di blu. Allora, sui bordi. Magari sui bordi per creare tra virgolette una sorta di ombra e dargli un pochino più di profondità. Voi sapete o dovreste sapere che, ecco, per esempio questi particolari che sono inevitabilmente più scuri perché sono belli compatti, e andiamo a scurire ulteriormente. In questo caso non vado a fare quel lavoro a riempimento, ma vado già solo sul bordo seguendo le linee del disegno o comunque della sagoma in questo caso, per dargli poi più profondità. Non faccio, io tendo a non far fare, non faccio io proprio tutto il perimetro, ma anche solo un po' qua un po' là. Andiamo a sfumare anche questa parte. Sempre il verso è verso dentro, magari su certi punti, per non fare proprio il perimetro, me lo porto il colore un pochino dentro, ma non più di tanto, se no perdo la profondità. Vedete? Ma questo fiore non l'ho mai visto. Allora, la cosa bella... Allora, mo te spieghiamo il mistero. Io lo sapevo che prima o poi qualcuno lo chiedeva. Allora, credo che questo fiore...
Io di là c'ho una scatola di sagome di legno di qualsiasi provenienza, anche magari un po' rovinate, eccetera, che usiamo del là in laboratorio. E sono usciti fuori questi due fiori, di cui uno pure già dipinto. Deborah dice che erano degli Upla, Per me è però Jupla, per quindi me è nel caso troppo. fosse Jupla è cartone vegetale a strati, voi lo sapete, ma sempre l'aggrappante gli dovete dare Però uguale. secondo me è troppo spesso per essere Upla. A me sembra Io che. non lo sappiamo, Marilè. Il problema è che ce ne abbiamo più Maria manco Adele. altre. Ah, Maria Adele, Sì, Maria Maria Adele. Adele che l'ha Mi chiesto. sembrava Marilena. Non lo dice, io non l'ho mai visto. Pensa, neanche noi ci ricordavamo di averlo e Io non ne c'ho sappiamo la. la sensazione che sia di Jupla e se nel caso poi ve lo posso confermare perché ce l'ho io, me l'ero presi pure io e mi sembra che siano proprio loro. No, lì non ci stanno più, ma mi sembra che fossero loro. Allora, Tu magari fa qualche altro pedalo e senti un altro Maria Adele pedal. ridere. Sì, lo so, è perché ormai lo sapete, no? Che noi escono fuori le cose così. Sì. Poi nel laboratorio c'è tutto un altro mondo, capito? Per cui non andiamo bene. Chi lo Esatto. dice? È Andiamo bene. sempre Ah, Maria sì, vabbè, ma noi Adele. ormai siamo famosi. Noi così ci sbucano cose che, ma Che poi abbiamo scoperto di non no, essere l'uniche. ma chi c'ha i negozi da tanti anni come i nostri è normale che sia così. Una collega Sì, qualche sì. giorno fa ha fatto una diretta tipo le nostre dove spuntavano cose e lei stessa ha detto: "Ma io c'avevo tutte queste cose nel negozio, non mi ricordavo di averle". Esatto. Ma Esattamente. lo vogliamo proporre a sagomiamo? Beh, sì, si potrebbe dare il disegno, lo deve sempre un po' variare perché sapete, non si ripropongono gli stessi disegni tra aziende, giustamente c'è un'etica tra di loro che è giusto, magari lo varia un pochino e può. Comunque, questo era un ibiscus, se non mi ricordo male. Esatto, pensa che sapevo pure io il nome di questo fiore. Esatto, per cui. Era un ibiscus, sì. Si è fatto così col pistillino allungato E tipo naso. chissà se Marilena in questo momento sta sentendo, così in caso può confermare, visto che è la botanica Sì, è del del gruppo. gruppo. E allora, mentre Deborah va avanti con la lavorazione, che comunque insomma abbiamo visto, io vi faccio rivedere i. Sì, infatti. Maria Adele conferma che è un ibiscus, sì, Sì. bello come fiore. Ma è bello come lo sto facendo io col fiore in se stesso. Attenta a quello che rispondi, Maria Attenzione, De. Maria Adele, perché È pericoloso, eh? Ok. visto un esempio così al volo di tecnica, appunto wax resist, vabbè, insomma. De resistenza alla cera, ecco, Ecco. facciamo così che è meglio. E abbiamo specificato all'inizio che si tratta di prodotti economici, non è un bassissimo livello No. assolutamente, però insomma non sono Marabu, non sono T-Molds, quindi Ranger, non sono queste marche altosonanti, Sì. ecco. Sono prodotti che possiamo anche mettere in mano A a bambini, sì. bambini senza Problemi. sudare sangue se ce li rovinano, ecco, No, diciamo ecco, no. così. Mi vado a morire dal Chi è? ridere, Marilè. Ma guarda che molti ci seguono per quello, Perché fa morire? come Zelig, capito? Sì, Dice: no, no, ah, alle 3 c'è sta il programma quello comico sì. su Facebook. Sì, non c'è. No, ma noi ci siamo sempre definite una via di mezzo tra chi magari è più giovane non se lo ricorda, però Boncompagni Arbore in alto Gradimento, gradimento sì.
E la Jalapas Band. Jalapas Band. Sì, sì, infatti. Ciao Rosa, ciao Rosa, grazie, ciao, ciao. E, per cui sì sì, c'è chi ci segue per questo, sì, per farsi guardare, facce ride, dai, facce, esatto, ride della serie, cioè, tipo, esatto, caccia fuori e foto ti mostra, qualcosa del genere, sì. Per cui ma a noi fa piacere, eh? No, cioè, assolutamente, assolutamente, va benissimo, cioè, sì, se ci dite che vi divertite, meglio. Noi siamo contenti. Questo è un mondo che deve divertire, sì, no, perché e deve rilassare, e ci dovrebbe essere meno competizione, però vabbè, vabbè. Noi cerchiamo di, noi ci mettiamo del nostro. E sì, per cui il naso da clown, sì, esatto, la prossima volta, esatto, il naso da clown, ma infatti ora, perché è un po' che ci è presa a fare le riprese, perché sono più, si vedono meglio, non c'è, sì, niente da fare, se e no, se no quando miseria, siamo inquadrate, altro è il naso da clown. E ancora meglio, capito? Cioè, la risata è ancora più spontanea. Allora, io più o meno ho finito, cioè da fare delle rifiniture, però adesso non. Il centrale, forse devi fare. Il centrale, e qualche piccola sfumatura anche sul resto dei petali, però vabbè, diciamo che il 90% è fatto. Qui ci sono degli spazi bianchi. Niente, però, bimbe, non vi sento più. Vi saluto da Torino, vi saluto da Depeche Mode. Ah, ah, grazie, ciao, ciao Mariana, salutali, si vede? Ok, si forse vede. Devi avvicinare poco poco. Sì, si vede, si vede, sì, sì, sì. Pensate poi quando c'è il centrale, tipo il centrale, un bel giallo, un bel arancio. È da finire, è da, sì, finire di creare un pochino di ombre. Sì, esatto. È chiaro, esatto, però la base principale c'è, eccola qua. Bella domanda. E perché come si temperano? Credo col temperamati, te lo dico in diretta. Guarda, ne sto per distruggere uno. Pastelli acce- Penso di sì, penso. Dove sta il temperino, dai? Guarda, forse ce n'è pure più di uno da ste parti. Ok. Guarda, ecco, c'è quello proprio di metallo, sì, che sì, è meglio. No, io questo ho preso, aspetta. Aspetta, Maria, dai, molto. Vabbè, prova con quello, se no. Ce lo chiedeva. Sì, col temperino, guarda. Sì. Sì, sì. Non sto temperando, ecco. Ci andate piano piano, leggeri, ovviamente. Non è una matita normale, sì, sì. E si rifà. E si rifà. E comunque tenete conto, non so se l'hai detto prima, non mi ricordo. Questa intorno è carta, sì, per cui quando si abbassa basta sfogliare la, esatto, la sfogliate. E comunque sì, ecco qua. Si temperano con un temperamatite normale, questo, sì, sì, dei cosmetici, quindi sì, sì. Si temperano bene. Sì. Allora, ragazze, io avrebbe finito. Sì, esatto. Sì. Se avete domande, dubbi, perplessità, cose non capite. Sì, se no me lo chiedete, ce lo chiedete. Vi ricordiamo, per chi si è messo magari, sì, in contatto. Ma come sta bene, sì, con, volendo, anche come, sì, colori. Sì, qua, sì. Che mamma mia, che tentazione! Dai, Maria Della, è una tentazione piccina, 4,90 euro. Meno di un, come dicono nei pubblicità, meno di un caffè al giorno. Giorno. No, meno di un pacchetto di sigarette. Sì, infatti, ma dice, ma io non fumo. Io sì. Per ecco, cui è tutto sommato, ecco, vedi, proprio a proposito di questo, fatemi sapere se vi è piaciuto o vi siete rotti, sì, le scatole. Se avete trovato utile la cosa. E proprio a questo proposito, no, di quello che sta dicendo, io sto pulendo con l'imbottitura delle campanelle. Sì, vabbè, questa si butta. Ok. E proprio per quello che ha detto adesso Maria Adele, no? E me le faccio comprare, c'è Pasqua, io dici, me le metti nell'ovetto di Pasqua? Novone.
vicino all'ovetto di Pasqua. Questa dai, sì, finisci però. Questa cosa, ma questa volevo sì, far notare un particolare. Proprio per quello che ha detto adesso Maria D'Alice, mamma mia che tentazione, perché noi a volte abbiamo sia magari la stessa tipologia di prodotto, però mannaggia, non sono riuscita a collegarmi solo ora, dai, ciao, te la riguardi Pucci. Ma tu non dovevi venire da vivo? Aveva un impegno, forse gli andato quelle lunghe, quell'impegno di prima. No, non avevo capito. Riguardalo, dai. A volte spesso noi abbiamo magari stessa tipologia di prodotto, però il prodotto di punta, di marca, importante, lasciamo stare. Ok Pucci, tranquilla, tanto resta la diretta. Ma la metteremo su YouTube questa? Ma sì, anche. Sì. Il prodotto di marca, esatto, di punta, che ha ovviamente un certo costo, magari c'è la tecnica che interessa oppure incuriosisce, e prendiamo magari anche la stessa tipologia di prodotto però in versione più economica, per dare la possibilità anche a chi ha solo la curiosità e non vuole fare un investimento subito iniziale, di poterla comunque provare. Quindi uno dice: ok, mi prendo questo kit carino, mi è piaciuto molto, allora buonasera, arrivo subito, e allora investo magari e prendo i marabù dopo. Ah sì, certo, però la tecnica per cominciare, chiaramente, come diceva Stefania, va bene anche la marca più economica, tipo questa che ho usato io, è chiaro, e per il primo approccio va bene, perché vi posso assicurare che si rovina il prodotto di marca. Esatto, infatti è quello. Tirate giù il calendario io una volta sola, perché lì è proprio, guardate, un colpo al cuore. Quindi se vi volete approcciare, soprattutto per tecniche che richiedono un pochino più di pazienza, tipo queste qui ad acquerello, diciamo, è bene magari sprecare, tra virgolette, il prodotto compatibile con non quello, esatto, ecco, tutto lì. Poi uno si appassiona e allora una volta che avete preso la mano, come per tutte le cose, vi potete anche lanciare su prodotti di una qualità diversa. Ok, allora ragazzi, volevi dire una cosa? Sì, volevo dire, ecco, per farvi capire come reagiscono i materiali e come reagisce la tecnica una volta che inizia ad asciugarsi, vedete che qua sul fiore, io spero che si veda, inizia ad asciugarsi, è ancora umido chiaramente, però vedete che in certi punti le rigacce si sono appiattite da sole, senza che io facessi nulla, perché a volte, a secondo il materiale su cui voi andate a lavorare, l'asciugatura facilita certe reazioni. Però l'asciugatura terminata, finita e fatta, non vi dà più la possibilità di modificare i toni. Questa per la tecnica dell'acquarello che abbiamo ripetuto durante tutta la durata della demo. L'acquarello è meraviglioso, ma la sua difficoltà è proprio quella che finché è bagnato potete modificare i toni, potete cambiare certe sfumature, eccetera eccetera, ma quando è asciutto ve lo tenete così com'è. Ok, ecco. Ok, allora questo vi volevo far notare, che mi era andato l'occhio sul fiore che si sta asciugando e certe sfumature si sono praticamente create da sole, perché certo, proprio per questo principio, però ok? Quello proprio si modifica asciugando. Di reazione. Allora, fino a che non si modifica e si asciuga definitivamente, allora lì non si può intervenire più. Ok ragazze, poi casomai con calma lo finisco il fiorellino, vi posto la foto di come sarà venuto una volta terminato. Io spero che vi sia piaciuta questa tecnica, che vi abbia appassionato, e se avete domande
Tra poco in poi non scrivete più sulla diretta, vi prego, perché continua a succedere purtroppo ogni tanto e noi per caso fortuito vediamo le vostre domande che diversamente andrebbero perse. Grazie mille. Arrivederci, grazie. Andrebbero perse ed è un peccato perché poi sembra che siamo noi che non rispondiamo. E non essendoci WhatsApp a maggior ragione in questo periodo, scrivete su Messenger, ok? Se no chiamateci. O se no ci chiamate, perché come telefono funziona ancora, ma come WhatsApp no, perché WhatsApp purtroppo gira solo su un numero, anche se si ha la dual SIM. L'account WhatsApp può essere o solo su un numero o solo su un altro, per cui WhatsApp in questo momento non funziona, speriamo che rifunzioni presto, però Messenger sì, perché non dipende dal telefono, quindi non è... preghiamo, ecco, solo di avere l'accortezza di notare se siamo in diretta, se vedete la scritta rossa in alto, eccola, con qua la basetta rossa con la scritta bianca. Esatto, vedete? Se qui c'è scritto in grigio era in diretta, vuol dire che eravamo in diretta. Se voi scrivete, noi naturalmente. Per questo all'inizio. Ciao Paola! Ciao Paola! Ben arrivata, per i saluti finali. Sì. E per anche per questo motivo noi all'inizio delle dirette diciamo l'orario in genere, poi magari uno non ci sta attento, però vabbè, lo diciamo per quello, per quello, in maniera che si possa capire subito anche da quello lì. Tipo adesso sono le 16:20, quindi i messaggi WhatsApp si possono leggere anche da PC, ma non li leggiamo da qua. No. Non li leggiamo da qua e poi. E noi il PC non ce l'abbiamo qui. Ma dai, avete finito? Sì. È tipo un'ora e mezza e stiamo in diretta. Sì, avremmo finito. Vedi, però a me oggi non aver fatto la diretta, aver parlato di meno, c'ho più voce. Ecco. Attente che non vi canta la canzone. Sono pronta per cantare. E quindi anche se avete richieste dei prodotti dormivi ok, allora dobbiamo far squillare una campana, non basta il segnale della notifica. E quindi anche per se avete richieste dei prodotti che vi abbiamo presentato al di là della demo, quindi i due kit o le tag che abbiamo visto, e o ci chiamate o messaggio su Messenger, ok? Anche SMS, se li usate ancora, io non so manco come si fa, però esistono e credo sì, si possano esistono, ricevere. Sì, certe volte Fabrizio fa prima a mandarmi l'SMS, ecco, allora al limite quelli dovrebbero arrivare. No, arriva... arriva tutto tranne, sì, messaggi tranne su WhatsApp, perché purtroppo noi non abbiamo quel computer. E ieri quando è esploso il telefono praticamente stavo proprio rispondendo a dei messaggi su WhatsApp, sono riuscita a rispondere solo a un messaggio che mi sa che proprio Paola era. Sì. E ho risposto solamente a lei dopo che mi è esploso il telefono. Kit? Delle matite acquerellabili, 10 matite, 12 matite acquerellabili più il pennello e il suo astuccetto di metallo che per me che è già green, fondamentale, sì, a 4,90. E poi questo kit che abbiamo, questo è nuovo, sì, questo qui lo abbiamo già avuto, era finito, sono tornati e ha 10 pastelli acquerellabili all'interno, un pastello a cera bianco per la tecnica che abbiamo fatto vedere oggi e il pennello a serbatoio all'acqua. Quale dei due? E anche questo viene 4,90, sono tutti e due da 4,90. E poi abbiamo fatto rivedere, perché Deborah ha lavorato sulle tag, i kit delle tag che già conoscete, questi tornano, ritornano, rifiniscono in continuazione. Quindi Paola, se ci dici quale. Altra cosa, mentre aspettiamo che ci risponda Paola, ovviamente voi siete abituati, tutti e due i due kit qua, sì, ok. No,
questi sono mini. No, va bene, nel senso, no, ti diamo uova, anche le tag. Anche le tag. Le tag sono, ti spiego, 5 tag craft, 5 bianche e 5 nere, cartoncino 300 grammi, quindi il pacchetto da 15 tag, dove vai? Scusa, Deborah casca per terra. Sì. Pacchetto da 15 tag viene 2 euro. Sì. Quindi da quello che ho capito... È preciso però, visto che potrebbe essere una domanda o magari fanno una prova per conto loro, vi dico subito, questi pastelli qui che ho usato io oggi non sono adatti al nero. Guardate. Non prendono non si vede. Sul nero, non mentre si vede invece gli altri, quelli più di marca, più sì. in, esatto. sul nero ci vanno. Esatto. Questi quindi... no. No, ve lo dico, magari due pacchetti tag. Due pacchetti tag. Mm-hmm. Magari ci rimanete male. Certo, ecco, no, questo ve l'ho premesso anche all'inizio della tecnica. In questo caso le tag nere le usate per qualcos'altro. Qualcos'altro. Ecco, no, una cosa importante che uno la dà per scontato. In questi giorni, cioè voi siete abituati che a fine diretta, se avete ordinato, vi arriva la foto su WhatsApp con il resoconto. Ragazze, non vi arriva, non ce l'abbiamo WhatsApp, per cui se però c'è qualche cosa in contrario dall'ordine che avete fatto, sì, vi avvertiamo. Sì, ma non tutte hanno Messenger. Se c'hai Facebook c'è Messenger. Ma non tutte le ce l'hanno configurato, tipo Rosa non ce l'ha Messenger, no. Capito? Per cui non vi arrivano, se avete dei dubbi chiamateci. Su Messenger Paola sì, lo infatti sì. Lo stavo dicendo, però non tutte hanno essere. Messenger, magari a chi sappiamo che ce l'ha glielo mandiamo, però molte altre non possono riceverlo. Ok, ma se non ci sentite è perché è tutto confermato e non c'è problema. Se c'è qualche problema il canale lo sapete a sorpresa. Lo saprete a sorpresa. Vabbè, ma i prezzi li diciamo, quindi non è un problema. Okay. Altrimenti vi contattiamo noi in qualche modo, non c'è sì, problema. In qualche modo facciamo. Ok. Allora, ragazze, bene. Io avevo detto che forse andava su YouTube, ma essendoci questi intervalli di vendita è un po' un problema, perché quell'altra che hai fatto tu era proprio finita la demo, fatta la vendita. Qui tu parli mentre io dimostro. E ma quindi, alla fine però. Vabbè, vediamo. Non lo so. Allora, ragazze, se riesco a fare i tagli giusti quando Stefania parla di vendita... noi lo facciamo per scrupolo, perché YouTube pure è delicatino, per cui quando fanno il check, se trovano qualche cosa che non va, te lo segnalano, non te pubblicano il video, due palle. È stato un piacere, ciao Paola. Poi ciao Paola, fa piacere vedere la demo dall'inizio, te la guardi così ti con calma impari anche quest'altra tecnica. E se riesco a fare tagli giusti e non mettere la parte della vendita durante la demo, quindi a eliminarla, ve la metto su YouTube, se no resterà su Facebook. Ma tanto sì. Se va su YouTube ve lo diciamo, quindi non ci sono problemi. Okay, ragazzi, io vi ringrazio, grazie per averci seguite anche oggi, buon proseguimento di weekend e noi ci vediamo lunedì. E buona domenica delle palme. Sì, domani è la domenica delle palme, sì sì. Oh, lunedì però, che facciamo? Orario normale? Ah, oddio, vi avvertiamo. Allora, potrebbe esserci la possibilità, però in forse non è sicuro, che noi per recuperare la Pasquetta, che lunedì quell'altro ancora, apriamo la mattina di lunedì prossimo. Però siamo incerte, quindi di questo vi arriva il post in cui vi annunciamo se apriremo dalla mattina oppure lasciamo l'orario normale. Comunque alle 3 c'è la diretta. Sì, questo è Paolo, ma sicuro che apriamo che non sappiamo la mattina o che o apriamo il pomeriggio con l'orario normale del lunedì, alle 3 c'è la diretta. Cosa? Non lo so. Però vedremo. Non importa. Ci porterà consiglio il weekend. Esatto. Ok? Grazie a voi. Grazie per averci seguito. Ci vediamo lunedì alle 15. Ciao, grazie.